La vita del rapper è una vita noiosa. Ah, secondo me quella dei miei colleghi molto. Ok. Sì. Infatti non dicono mai un cazzo. Sì, quella dei miei colleghi è molto, molto noiosa. Secondo me non cambierei la mia vita con la loro per nulla al mondo. Io non sono in una bolla. Cioè io vado ancora in giro da solo, vado in giro con i mezzi, faccio le cose esattamente come le faccio. Questo vuol dire essere vivo. Esatto. La sera io esco negli stessi posti dove uscivo da ragazzino, dove uscivo prima di che mi fermassero tutti, che a me non me ne frega un cazzo. Sì, io una volta ci siamo visti, te. E stavamo camminando, io ero nella tua parte. Sì. Cioè, siamo visti lì fuori da un pub. Sì. Sì, ed eri da solo. Sì. Da solo, io ancora da solo, gli amichetti miei di prima. Non ho cambiato quella cosa lì. È assurdo. E non sono neanche schiavo del doverti far vedere l'orologio, del doverti far vedere la mia nuova cosa comprata. Credo che quella sia una cosa legata più che altro all'insicurezza. Beh, quella è una cosa legata all'insicurezza, però quella cosa lì ti fotte, perché lì ti metti in una bolla. Cioè, tu diventi intoccabile, quindi c'è gente magari che ti giudicherà per sempre per quello, capito? Magari anche positivamente. Sì. Però sei quello, capito? Io sinceramente non... Non vuoi entrare in quella bolla? Io non ci sto. Sì. Non ci voglio... Cioè, magari io mi compro una roba costosa, mi compro una maglietta di Gucci, io scelgo la maglietta dove non c'è il logo. Capito? Ieri, perché sennò ho paura di entrarci. Capito? Ieri leggevo un articolo che parlava della concorrenza. E questo articolo è molto bello, di questo uomo che si chiama Michael Porter, che ha scritto un libro sulla concorrenza, adesso il nome non me lo ricordo. Lui dice una cosa molto bella, dice che ci sono persone che vogliono battere i concorrenti annullandoli, sì. E altri che li battono essendo autentici, sì. E che il modo migliore per battere la concorrenza è essere autentici, sì, e certo. Credo che si leghi molto a questa cosa che stai dicendo tu. Sì, ma sposo questa idea. Voglio chiederti una cosa, adesso proprio chiacchiera da bar. Tu non pensi che spesso nel rap game, ma in generale, non solo in Italia, il fatto di mostrare quanto sei guadagnato è un modo per dire a chi non ha creduto in te che eri un coglione, sì. Cioè chi pensava che magari tu da piccolo eri un coglione, è un modo per dire, oh, io che ero quel coglione che tu mi vedevi in faccia, mo io l'ho fatti, mo io c'ho l'orologio. Sì. Forse magari prende a volte una piaga un po' strana. Sì, però... Quanti li hanno fatti veramente? Sì, questa è una bella domanda. Sì. Questa è una domanda. Aprite i conti correnti. È il tuo conto corrente? Sì, citando Tony. Però non diretto a lui, ovviamente. Però ci sono tanti che appena fanno 2000 euro rispendono a prendersi le Valentino e poi però non c'è il cioè, magari poi siete in 10 in appartamento a quella è una mancanza di le monete. Di allora educazione finanziaria. Hai capito? Sì. Sì, perché magari siamo... C'è solo apparenza. E tanti ci... Sai, quando faccio le domande, a volte mi capita spessissimo che qualcuno mi chieda, quando faccio le domande su Instagram, che qualcuno mi chieda, ma tu ci riesci a guadagnare? E dici, cavolo, siete caduti tutti nella trappola. Sì. Tutti nella trappola dell'orologio, no? La prossima domanda... Della collana... Magari farlocca, però tu ci sei cascato dentro, brilla, ci sei cascato dentro. La prossima domanda che volevo farti era proprio legata alla quarantena. Io durante la quarantena ho letto un po' di libri sulla sull'educazione finanziaria e una cosa che ho imparato è che essere ricchi non è quanti soldi spendi, ma quanto riesci a vivere se tu domani smettessi di lavorare. Quella è la ricchezza. Se tu domani smettessi di lavorare, quanti anni riesci a vivere? Vuol dire che tu sei ricco per X. Io sono ricco in culo. Ci sono proprio ricco in culo. Ok, un saluto, un ringraziamento a Ciro.